Sono quello gente qui, Gabby, e benvenuti su Spettacolo di Mezzanotte. È un giochino che ho trovato su itch.io e non dovrei mettere le mie mani in quel sito, ma non so perché le ho messe. E infatti ho trovato questo. Vi ricordate quei tempi dove vi sparavo giochi a manetta di questo tipo? Beh, oggi stanno un po' tornando grazie a questo gameplay. E vedremo subito cosa ci aspetta. Sembra un horror a puntate. Carino lo stile grafico, mi ricorda un po' Don't Chat with Strangers. Vediamo un po'. Vediamo, pregustiamo, so già. Claire Burns, 29 anni. Sta per trovare dei misteri horror che si nascondono nell'oscurità di questa strada deserta. Ok. Una gomma a terra ha ritardato il viaggio di Claire. E lei non sospettava quello che sarebbe successo da lì a breve. La sua vita sarebbe cambiata per sempre. E anche la sua percezione della realtà. Ok, qua c'è una strana radio con un segnale che sembra che mi stanno parlando gli alieni. Perché lo sapete che la radio può essere anche un po', si dice, serva anche per comunicare con gli spiriti. Quindi magari questo è un elemento... Io l'ho spenta per sicurezza! Perché è meglio spegnerle e non mettere le mani in cose... dove noi non dobbiamo metterle. Episodio 1. L'autostrada. Ragazzi, già me la son fatta nel pannolino. Ehi, ehi, ehi. Comunque è lo stile un po' Detective Colombo. Vi ricordate bianco e nero come lui? No, era già colore Detective Colombo. Vabbè. Però lo dico lo stesso. Bello. Ha quello stile. Mi sa che siamo tipo detective. Oh, no. Non è mai... Ma è bagnato? Io non toccherei. Un ostacolo che non ci aspettavamo. Un altro ritardo per questa Claire. Forse deve trovare una mano per poter continuare il suo viaggio verso l'ignoto. Fortunatamente ha visto che c'è un segnale che ha la porta ad un telefono d'emergenza. Beh, mandiamogli buona fortuna, Claire. E anche buona fortuna a Gabby, perché io e il mio cuore vogliamo star bene. Allora, credo che noi ci muoviamo... È un punto... Chi è? Sei uscito da Bendy and Ink Machine? Tu c'è un bambino che sembra tipo E.T. il pagliaccio? Mancano bambini, cioè missing c'era scritto, quindi c'è un bambino che manca. Vediamo se nella nostra auto possiamo... Non credo. Cioè che se stiamo qua dentro non possiamo proseguire. Vabbè, sentite, io me ne vado e vado a vedere cosa c'è qua invece. Ancora sto bambino! Oh, hai rotto, mi... Oh, mi inviti a casa tua? Oh, poi, non so se sia una buona idea entrare lì dentro. Qua, ancora, questa volta però più normale, più felice. Sembra che magari i bulletti della scuola abbiano un po' trollato il loro vecchio compagno di avventure. Vabbè. Questo bambino sembra che sia ovunque in questo... Sembra che io non sia il solo che abbia un paio di problemi, signori miei. Perché? Cosa è successo al vecchio zio Tobia? Qua abbiamo bisogno di una chiave, probabilmente. Abbiamo bisogno di queste fence e abbiamo trovato uno spaghetto. E una foto di famiglia? E ancora il bambino! E il papà ha perso un braccio? Cosa? Perché? Sembra un'allegra famiglia e la loro fattoria. Che sia il cavallo l'assassino? Perché questa foto? Perché c'è del sangue? Poi quello è sangue! Non è uno che ha spanto i pomodori del contadino? Non credo. Oh, boy. E qua che cosa c'è? Ehi. Sembra un motivetto per creare uno spaventapasseri perfetto. Oh! Lui è il bambino e lo spaventapasseri l'ha rapito a braccia aperte. Oh, questi spaventapasseri pedo. Che faccio? È là! E perché c'è sangue nello spaventapasseri? Non mi dire che è lui il killer. No, veramente, peggio dei pagliacci gli spaventapasseri. Cosa? Posso muoverlo? Perché posso muoverlo? C'è un altro braccio. È un braccio questo. Forse posso attaccarglielo attraverso lo spago. Non posso combinare le due cose. Tipo mettere questo qua. Mettere questo qua. Ok, gliel'ho messo. Posso legarlo? Sì, ok. Ah beh, era un passaggio segreto. Così, e come mai avevano sti strani sistemi? Sono contadini, dai, non facciamoci domande. Aspetta, ci sono altri poltergeist qui? Perché la casa è completa?
Ancora questo bambino maledetto. Ogni volta che guardo una foto c'è il bambino. Cosa volete dirmi? Oh, per una volta non c'è. Magari il bambino era lo spaventapasseri travestito. Non lo so. Questi sono i nonni probabilmente della famiglia. E lo spaventapasseri esisteva già a quei tempi. Non mi piace. Mi sento un passero che... Perché io sono un gabbiano e simile ai passeri mi spavento. Gli spaventa... Oh, quanto costerà fare la macchina nuova adesso? Molte bollette. Andiamo qua. Boia! Per un attimo ho visto qualcuno. Ehi! Manca una luce qua, manca una luce. Dobbiamo trovare un modo per riaccenderla. Oh, santo cielo. Oh, santo cielo, ragazzi. Dobbiamo trovare un modo. Perché sono uscita? Devo cercare aiuto. C'era un cadavere lì, credo. Cosa ho trovato? Sembra... Ah, un pezzo di scala? Non posso andare lì sopra, Gabby. Dammi una mano. E qui chi c'è? La tomba? Non capisco questa lingua. Ah, ho trovato un ferro di cavallo e un chiodo. Ah, ok. Ho buttato giù il ferro per il chiodo perché magari tramite il chiodo... Ah, posso combinarli e metterlo qua. Ok, ok. La metto qua. Oh! Yeah! No, gli è un corno. Come mai? Forse ci vuole un martello o altra roba. Non posso attaccarli così. Non mi dire che devo tornare nella casa. Oh no. Quella porta. Non posso far niente. Oh, ho preso. Ah, ho trovato il martello. Ok, era dentro qua. Ho preso anche. No, ho tolto un panno. Ok, va bene. Ok, ok. 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 Gabby Genius colpisce ancora. Possiamo colpire ora la scala con il martello. E forse ci donerà le risposte di cui abbiamo bisogno. Oh, 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 era da tanto che non mi divertivo così. Ok, credo che ci siamo questa volta. Optimus. Ok, ok, mamma mia. Che agilità, alla sua età. Eh beh, 29 anni, dai, c'ha alla sua età. È che una volta si vestivano già da vecchie, si preparavano già. Ok, l'ho risucchiata questa luce. Proprio veloce e rapace. Sembra... Ah, ok, è una torcia. E quindi posso usarla per vedere. È per vedere. È per vedere cose che... Oh, boy, tutto bene? No. Ok, ha il braccio rotto. Come mai? Si è tagliato? Aveva una chiave. È morto? A me sembra di sì, ragazzi. Non c'è nulla da fare per lui. C'è altro che posso fare? Non credo. Ho trovato una chiave e so dove l'ho messa. Mi piace lo stile. Ma non mi piace quello che potrebbe uscire da questo stile. Oh, oh, meglio, meglio, meglio scappare a in fretta e furious. Fausto and furious. Allora, ho aperto qua. Perfetto. Tramite queste, in teoria, forse posso tagliare... Cosa posso tagliare tramite queste? Probabilmente quella roba elettrica, non lo so. C'è qualcosa che posso fare qua, il filo. Sì! Ok! Quindi ora posso andare. Si può andare tranquillamente. Altre auto? Che è successo qua? Signore. Ma tutti morti qua? Ma è successo un disastro! Cosa vuol dire questo posto? Loro hanno fatto questo tragitto e c'è un tunnel che porta da un'altra parte. Che vuol dire? E lei? C'è un cerchio rosso che indica qualcosa. Una donna che esce da un tunnel, non capisco. Non è che magari erano... Era un caso di omicidio o delle news. Il bambino! Il bambino era oggetto di studio. Perché? E qua c'è il tunnel. Posso entrarci? No, ho troppa paura. Devo chiamare il telefono, ovviamente. Ancora il bambino. Mi sta perseguitando. 999? Che siano i 666 al contrario, non lo so. Posso chiamarlo? No, la linea non c'è, ragazzi. Non c'è la linea. Oh! Che sei tu? Che sei tu? Bambino! Elettrico! È scappato! Mi ha lasciato qualcosa. Oh! Me l'ho detto, sempre più convinto che sia il cavallo. Il cavallo si è mangiato lo spaventapasseri. Lo spaventapasseri si è vendicato.
Tutto con bacio? Oh. Claire Benz, età 29. Con tanta fatica è riuscita finalmente a togliere il traliccio elettrico e a continuare il suo viaggio. Ancora terrificata, si è fermata alla prima stazione di gas per contattare le autorità e dirgli di quello che è successo quella notte, dei disturbanti eventi. Però non è stato trovato niente dalla polizia, nessun segno di incidente o la presenza di quel bambino misterioso. Ah, l'uomo nella fattoria è stato trovato un po' ubriaco ma in buone condizioni. Allora non era sangue, era alcol! E nessuna notizia è stata scritta nei giornali di quello che Claire ha visto quella notte. Dopo questi fatti lei ha continuato comunque con la sua vita, tentando di convincersi che non fosse pazza dopo tutto. Forse lei ha soltanto visto qualcosa che non doveva vedere. Cosa sarà stato? La storia continua perché c'è un secondo capitolo che non so quando uscirà, ma probabilmente molto presto. E se vi è piaciuto magari lasciate un like e noi lo andremo a vedere assieme. Quindi complimenti ad Octavi Navarro per l'idea di sottofondo. Devo dire che mi è piaciuto e mi ha attirato alla storia. Non vedo l'ora di vedere un po' come continua. Mi piace quest'area di mistero intorno a questo ragazzo che chissà cos'è, magari è speciale, ha dei poteri, o è morto, può andare, può cambiare dimensione, chi lo sa? Ci sono tante cose, quindi se vi interessa magari andate sul suo Patreon. Vi lascio tutti i link in descrizione, li trovate pure qua. Io vi ringrazio per la visione e noi come al solito ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima serie, ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi!